Buongiorno, sono la dottoressa Ester Chiappetta, direttore sanitario della clinica odontoiatrica Denti in Progress di Treviglio. Sono un'odontoiatra che lavora ormai da più di 10 anni, infatti dal lontano 2008. E nel mio percorso formativo, nel post laurea, ho conseguito diversi master e corsi di formazione, andando inizialmente da una specializzazione più mirata, concentrata sulla conservativa e sull'endodonzia, fino ad arrivare poi alla parodontologia e alla protesi. Sono sempre stata affascinata da tutto quello che era nuova tecnologia e innovazioni in campo odontoiatrico, nonostante comunque la formazione e la mia professione nei primi anni sia stata completamente incentrata sulle vecchie sistematiche. Negli ultimi anni, tuttavia, l'introduzione del digitale in odontoiatria ha subito un'accelerazione fortissima. Inizialmente, nei miei primi approcci, negli anni passati al digitale in odontoiatria, avevo diversi dubbi legati soprattutto al fatto, che le tecnologie, non avevano raggiunto un livello tecnico così avanzato come oggi. Ad oggi, comunque, con i sistemi di nuova generazione, molte di queste problematiche sono state bypassate e sono state corrette. I sistemi che utilizzo oggi nella pratica quotidiana producono e garantiscono nell'esecuzione stessa, diversi vantaggi. L'utilizzo nella pratica quotidiana ha migliorato di molto il nostro flusso di lavoro, diminuendo di molto i tempi alla poltrona, garantendo una migliore possibilità di comunicazione con il paziente e soprattutto ci dà la possibilità, di avere una comunicazione diretta e quasi simultanea con il laboratorio. Negli ultimi tempi abbiamo adottato nel nostro studio un sistema di scanner intraorale di nuova generazione, di nuova introduzione, che è la Oral Scan della Shining 3D. Questo sistema, nel mio utilizzo quotidiano, ha rilevato diversi vantaggi, non solo rispetto a sistemi di vecchia generazione, ma anche rispetto ad altri scanner utilizzati in precedenza. Tra quelli, i più importanti sicuramente sono, per quanto riguarda il comfort del paziente, una dimensione ridotta proprio della componente intraorale dello scanner, un sistema di rilevazione dell'immagine che permette di ottenere delle immagini molto realistiche, molto precise. Altro vantaggio di questa sistematica è sicuramente il fattore del software molto avanzato, che è un software aperto. Dal punto di vista proprio di gestione della clinica, cosa molto favorevole è il fatto di avere questi aggiornamenti continui, gratuiti. Permette anche un collegamento tramite il sistema iCloud e quindi un collegamento diretto anche con il laboratorio odontotecnico, che quindi può essere virtualmente presente anche durante la seduta di presa dell'impronta e quindi può guidare o comunque decidere insieme all'odontoiatra magari zone su cui prestare maggiore attenzione, rilevamenti particolari, può dare suggerimenti, si può avere un confronto anche diretto. La risoluzione delle immagini appare ottimale. Sono molto ridotte le problematiche dovute alla presenza di diversi materiali, o di strutture di diverso tipo nella bocca del paziente. Infatti c'è una rilevazione, ottimale anche di quelli che sono manufatti protesici, materiali da otturazione diversa, presenza di metalli o di amalgame in bocca, che vengono comunque correttamente rilevati senza dare una distorsione dell'immagine. Un altro vantaggio nell'utilizzo di questa sistematica di scansione intraorale è sicuramente la possibilità di comunicazione che permette, la Shining 3D con, i più conosciuti sistemi come l'Exocad, che permette quindi questa comunicazione diretta e facilita di molto anche il lavoro dell'odontoiatra. Infatti nel software è presente già una predisposizione della prescrizione da inviare al laboratorio, sono di molto semplificati i passaggi. La Shining 3D poi permette proprio di coprire quasi a 360 gradi tutta la fase dal momento della scansione intraorale dell'impronta alla poltrona fino ad arrivare alla realizzazione dei manufatti protesici con la stampante 3D. La mia esperienza quindi con gli scanner e con l'AeroScan di ultima generazione è molto positiva, da consigliare sicuramente agli altri odontoiatri, anzi spero che comunque nei prossimi anni l'approccio alla metodica e all'utilizzo del digitale nell'odontoiatria sia sempre in aumento.